Un giorno, arzenno l'occhi da un lavoro, Maria vedde sopra una finestrella un angelo che faceva capocella con capo una raggiera tutta d'oro. E si sentì nell'aria come un coro di voci che cantavano: «Sei bella, tu sei piena di grazia, tu sei quella che è vicina al Signore in seculoro. L'angelo Gabriele ti saluta, sei fra tutte le donne benedetta». A sentì questo, poveretta, quasi svenuta per l'emozione, smese la garzetta e rimase loco, timida e muta, a capo basso, sopra una sedioletta. Fra sé pensà: «Ma che discorso è questo?» L'angelo disse: «Non hai paura, sta tranquilla. Non fa essa faccia scura, doverai rimanere incinta e sarà presto». Disse Maria, prima di sentire lo resto: «Ma come può essere? Io so sempre pura». E l'angelo: «A chi ha fatto la natura, allo Signore, gli basterà un gesto e lo Spirito Santo, da logo su, te sfiorerà senza lasciar scompiglio. Ecco, è stata scelta tu. Tu doverai partorire per tutti un figlio e a tempo seu lo chiamerai Gesù e tu rimanerai pura come un giglio».